e l'ho già fatto, lo abbiamo già fatto, perché è una cosa che va detta e fortunatamente non può essere smentita, perché sono diciamo scritte nere su bianco, è che noi abbiamo tentato di fare la nostra parte. In generale cerchiamo di farla sempre, perché è il ruolo dei politici, ma in particolare dall'inizio della pandemia, dall'inizio del Covid, noi abbiamo diciamo lavorato esattamente come se ci trovassimo in maggioranza. Ci siamo chiesti cosa si potesse fare per aiutare la nazione in un momento difficile, e penso che nessuno questo lo possa smentire, perché fortunatamente le nostre proposte sono agli atti. Dall'inizio dell'emergenza Covid, decreto cura Italia, liquidità, rilancio, agosto, semplificazioni, solo Fratelli d'Italia ha depositato una cosa come 2.000 emendamenti. Ora, lei capisce, è un fatto statistico che su 2.000 proposte una buona ce ne deve essere. Una, non dico di più, non dico di più. Una non è stata approvata, neanche una, perché la maggioranza aveva un problema di mettere d'accordo se stessa, per cui non poteva aprire al dialogo con l'opposizione, che ci sta, perché è il gioco della politica, ma poi non sopporto che si dica che noi non abbiamo proposte da fare. Mi pareva che alcune fossero anche intelligenti. Le faccio qualche esempio. Io ho sostenuto ovviamente il pagamento della cassa integrazione, ma ho anche detto che secondo me la cassa integrazione non poteva essere l'unica soluzione che si dava agli imprenditori, perché il dato che a me spaventa di più non è la contrazione dell'11% del prodotto interno lordo, il dato che a me spaventa di più è quando si dice che il 38,9% delle aziende italiane rischia di non sopravvivere, perché lo Stato, lo sappiamo bene, non è che crea ricchezza, la ricchezza la creano le aziende, lo Stato può decidere di, diciamo così, redistribuire la parte che gli compete, ma se chiudono quelle aziende, la contrazione del PIL, non hai un problema quest'anno, avrai un problema per i prossimi 10 anni. Allora abbiamo detto, come si fa a dare il segnale alle aziende? Capiamo che sei in difficoltà, capiamo che il momento è nero, ma se tu resisti lo Stato c'è. Allora avevamo detto, ad esempio, se un imprenditore può accedere alla cassa integrazione e decide di non farlo, lo Stato dà a lui l'equivalente dell'80% di quanto gli costerebbe pagare la cassa integrazione di quei dipendenti, ma l'azienda va avanti, perché altrimenti il messaggio solo della cassa integrazione è un messaggio di resa, non è mai stato preso in considerazione. Sul tema della liquidità, dicono potenza di fuoco mai vista, a me pare che in effetti l'abbiano vista in pochi, e secondo me alcuni piccoli errori c'erano. Io ad esempio non ho affatto condiviso che sui piccoli prestiti si consentisse alle banche di rinegoziare i vecchi prestiti con una garanzia statale aumentando semplicemente il 10%, perché quello non vuol dire mettere liquidità nel sistema, vuol dire, diciamo, garantire il sistema del credito, che è un'altra scelta, la puoi fare ma non lo devi chiamare liquidità. Avevamo detto ad esempio, per un'azienda che avesse avuto una contrazione superiore al 25%, la possibilità di trattenere fino al 50% dell'IVA emessa fino a 100.000 euro. Sarebbe stato un segnale di liquidità importante? Non lo so. Sulla tassazione abbiamo proposto l'unificazione degli anni fiscali 2019-2020, consentire che si compensassero le perdite del 2020 con gli utili del 2019 e pagare le tasse a giugno 2021, un modo per pagare tasse giuste in un tempo equo. Non so se sembrano proposte deliranti, ma a me pare che fossero proposte, diciamo, abbastanza concrete. Abbiamo chiesto di togliere i vincoli, decreto dignità, reintroduzione dei voucher, il tema della politica tributaria fatta non per far emergere il sommerso ma per fare gettito, perché anche su questo non ci dobbiamo prendere in giro. Decine di proposte, nessuna è stata accolta. Recovery Fund, stessa cosa. Io non ho gli elementi per valutare come lei, diciamo, farei a Misiani le stesse domande, nel senso, è arrivato un piano da parte del governo, ci sono dei titoli, se lei mi dice se io condivido, diciamo, la spesa infrastrutturale, certo che la condivido, poi bisogna vedere come si fa. Sulla tassazione bisogna vedere come si fa. Se lei chiede a me che cosa farei io credo che una nazione manifatturiera come l'Italia, prevalentemente manifatturiera come l'Italia, dovrebbe legare la tassazione, diciamo, al numero dei dipendenti in rapporto al fatturato. Una delle nostre, diciamo, proposte più antiche è quella del cosiddetto più assumi meno paghi, no? Cioè più è alta l'incidenza della manodopera, dei dipendenti in rapporto al tuo fatturato, e più lo Stato cerca di darti una mano. Però poi il governo può fare altre scelte, se mi si dice quali sono, io sono d'accordo. Non ho niente da dire sui titoli che il governo individua, ne avevamo chiesti altri 4 sul recovery fund. Nonostante ci fosse arrivato, tanto per capire quanto si vuole dialogare con l'opposizione, il sabato prima del voto delle regionali, che ci è stato chiesto di restituirlo il lunedì, ci abbiamo lavorato durante lo spoglio e abbiamo chiesto che venissero individuate altre 4 priorità. Vado velocissimo. Natalità, possiamo far finta di non avere questo problema, signori, ma qualunque riforma noi facciamo, se non ci rimettiamo a fare i figli, siamo spacciati, perché il nostro sistema di protezione sociale non può reggere, il welfare non può reggere e non si può fare niente.
Natalità vuol dire anche incentivare il lavoro delle donne, vuol dire fare una serie di scelte. Sicurezza, le aree di questa nazione che sono totalmente abbandonate, dove le imprese chiudono perché sono abbandonate a se stesse di fronte alla criminalità micro e macro che dilaga. Ricostruzione delle aree terremotate del centro Italia, secondo me merita un diciamo, capitolo dedicato, e il tema della riconversione verso il marco. E questa è una scelta di politica industriale. Io penso che nel tempo della globalizzazione l'Italia, diciamo, possa avere difficoltà a competere su alcuni fronti, ma sicuramente non ha difficoltà a competere sul marchio. E noi dobbiamo affrontare quali sono i settori che eventualmente non possono competere sui grandi mercati e provare a lavorare per incentivarli verso le produzioni di marchio, che invece sono qualcosa su cui noi non abbiamo eguali e non abbiamo competitori. Anche questa è una cosa che io avrei messo nel recovery fund. Allora.